Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Paolo De Carolis. Salve. Ciao Paolo, ben arrivato. Grazie, grazie per l'invito, un piacere. Sigla. Ciao Paolo, ben arrivato. Io sono veramente onorato di poter sedere su questa sedia che è particolarmente comoda, anche se so che mi aspetta una puntata abbastanza impegnativa con te che sei sempre così ficcante. Ti ringrazio. Cioè, la prima domanda che ti faccio è molto semplice. Come stai? Adesso sto benissimo perché ho il piacere di scambiare due chiacchiere piacevoli con te, ma soprattutto di farmi in qualche modo vedere da un pubblico così attento e competente come quello che segue la tua splendida, anzi non lo dico per ruffianeria, ma la tua è veramente una trasmissione efficace e simpatica. Ti ringrazio, guarda, l'obiettivo è appunto essere un po' intrigante, essere simpatico, perché non ti riesce, difficile, se lo hai come dono di natura, la simpatia, la spigliatezza. Ti ringrazio. Poi tu sei un lombardo, sei un meneghino, sì. Doc, sei padano, come io sono padano. Si dice impropriamente, in realtà tu sei meneghino. Però io sono, diciamo, che un padano con una nonna abruzzese, tu invece sei un abruzzese. Sono abruzzese senza nonno lombardo. Sono abruzzese da circa 1200-1300 anni, senza un grammo di sangue proveniente da altre regioni. Senti, guarda, si vede anche dai tratti somatici. La prima cosa che ti chiedo è: come sta tuo papà? Mio papà sta bene, so che è diventata una star. È una star social, internazionale. Sì. Tra l'altro ne approfitto per salutarlo, perché a parte che ci segue, ma ha vinto un premio a Ortona di poesia, adesso ha vinto un premio, il secondo premio a Torni in Parte per la canzone dialettale insieme a Sergio De Carolis, suo cugino, all'ingegnere Angelo Panzone, che è coautore di questa canzone che si è fatta apprezzare. Mio papà, nonostante i 92 anni, è si diletta ancora a scrivere. Io vedo quando tu fai queste dirette su Facebook, Facebook di tuo papà, io me le guardo tutte perché... E lo stuzzico, lui... come fai tu con gli ospiti? Vedi perché... i ruoli come si alternano? È vero. Senti Paolo,
Ma i De Carolis quanti sono? Perché tu ogni tanto hai il cugino, il papà, i due figli, cioè dove, la è una dinastia ormai De Carolis, allora, un po' come Dallas, c'è una dinastia. Sì, però magari con il conto, con il plafond bancario leggermente più asciutto. Per usare una... Leggermente, no, più vabbè, no. Leggermente. Sensibilmente, forse è l'espressione migliore. Di De Carolis siamo tanti, e solo a Bisenti, che è la patria da cui si irradia questo cognome abruzzese, veramente ci sono più ceppi, c'è il ceppo avezzanese, c'è un ceppo legato al gruppo delle Gran Sasso Monti della Laga, ci sono tanti De Carolis, ma Bisenti è la vera e propria patria tra virgolette De Carolis, che fino a qualche anno fa ce n'erano 800 circa. Caspita, tantissimi. Però che hanno poi avuto questo percorso giornalistico anche tanti. Beh, certo. Tanti. Il numero uno resta Federico. Federico. Numero uno. Riconosciuto. Lo salutiamo sempre, Federico. Sempre con tanto affetto. E Federico è un cugino. È un tuo cugino. Ho capito. Senti, nella puntata precedente ho detto all'ospite che ti precedeva che questa settimana avrei invitato un professore. Sì. So che tu non l'hai molto fatto chiamare professore, però comunque il tuo ruolo è insegnante. No, io vivo di questo lavoro, sono onorato di essere un insegnante. Esatto. Tu sei un professore, insegnante. È un professore... termine, anche se insegno materie letterarie, però... all'Istituto Alessandrini di Montesilvano, devo dire, mi consentirei una scuola straordinaria che consiglierei a tutti, perché qualità didattica e qualità veramente di formazione eccelsa. Devo dire che è uno degli istituti migliori in cui io mi sia trovato, e lì insegno lettere in questo istituto, e sono veramente orgoglioso di svolgere questo lavoro, perché è un lavoro per privilegiati, nel senso che avere il contatto con i ragazzi quantomeno serve a non invecchiare mai. Io sono pienamente d'accordo con te, questa è una delle cose positive della scuola. Però io ti ho invitato, oltre per quello che poi sveleremo dopo ai nostri telespettatori, che è un po' la sorpresa, perché volevo, come ti dicevo, ne ho parlato con l'ospite precedente, volevo parlare un po' della scuola. Certo. E dalla scuola che ho lasciato io alla scuola che ritrovo noto una trasformazione su tante cose positive, su tante cose negative. Ecco, ti chiedo, com'è oggi la situazione della scuola? È chiaro che la scuola è lo specchio della nostra società, e la tua scuola rispecchiava perfettamente quelli che erano i valori, che era l'aspetto strettamente valoriale, formativo della società. Quella società aveva bisogno di studenti che venivano formati per poter poi immettersi nel mondo del lavoro e avere delle qualità. Anzi, allora si parlava più di conoscenza, oggi si parla, è una scuola che guarda più alle competenze. Questo è il distinguo, almeno in termini, diciamo, sotto l'aspetto terminologico. C'è un motivo però legato al tempo che passa, e il tempo che passa in qualche modo fotografa un percorso formativo diverso, ineluttabilmente. Oggi è una scuola in cui i ragazzi sono molto... Io non sono così catastrofista, neanche sono così nostalgico da dire la scuola di prima. No, la scuola è sempre ogni la scuola. Ogni fase ha le è sue sempre, cose positive è sempre e negative. Un percorso imprescindibile ed è sempre un momento fondamentale. Alla scuola una società civile, una società degna di questo nome non può mai prescindere. La società che rinuncia alla scuola commette un reato gravissimo e soprattutto vota il proprio futuro al nero, se non alla morte. Quindi questa è una scuola su cui si può discutere, ma che comunque, piaccia o no, porta ad un percorso formativo una generazione che è la generazione dei cosiddetti nativi digitali, ad esempio. Noi eravamo quelli che scrivevano ancora... I nativi digitali è molto bellissimo. Noi eravamo quelli che scrivevano con l'inchiostro, il calamaio, la penna. Oggi se dice un ragazzo prendi penna, inchiostro e calamaio, chiamano i carabinieri, se non gli psichiatri. Quindi già questo, in un salto di 50 anni, cioè, mese più, mese meno,
la scuola è passata attraverso i decreti delegati, sono stati tanti cambiamenti in termini di conquiste didattiche, la scuola metodologicamente è cresciuta, nonostante poi le varie classifiche che mettono l'Italia al primo e al secondo posto, resta il fatto che comunque noi oggi, piaccia o no, continuiamo ad esportare cervelli all'estero. Se fosse così scarsa questa scuola, i nostri cervelli non sarebbero così richiesti all'estero. Perché, o no? Oh no, no, è assolutamente vero, perché per fortuna le eccellenze all'estero, quando poi scoperta, alla fine sono tutti italiani. Sono tutti Gennaro Esposito, esatto. Antonio Proietti, eccetera, eccetera. Senti, una domanda sempre inerente alla scuola. Come sono i giovani d'oggi? Ma tu che li vivi costantemente. I giovani d'oggi sono giovani che anche in questo caso riflettono perfettamente la società del loro tempo. Si guardano forse meno negli occhi, però comunicano di più. Hanno sicuramente una maggiore capacità di rapportarsi col mezzo tecnologico. Forse avranno perso qualcosa in termini di relazione di calore umano, però non è vero neanche, cioè anche questo può essere facilmente sfatato. Sono giovani comunque che hanno nel percorso evolutivo dell'uomo, l'uomo compie sempre un grande balzo in avanti e questa generazione ha compiuto un grande balzo in avanti. Se pensiamo già ai giovani, noi giocavamo di più in strada, avevamo più un maggior contatto. Noi giocavamo solo in strada, non avevamo altro. Questi sono capaci anche di giocare in strada, ma di avere competenze spendibili, come per esempio le competenze digitali, che per noi non esistevano. No, infatti assolutamente sì. È una generazione che però va formata, non va lasciata così. Credo che qui la scuola debba avere, e là, perché sono convinto di questo, che la scuola abbia un ruolo decisivo e alla fine non ha abdicato alla propria funzione di agenzia di formazione. Parlando di formazione, ma i professori, voi siete formati a questo cambiamento? Perché comunque io e te siamo della stessa generazione. E adeguarsi, è vero che tu la vivi day by day, giorno per giorno, ma avere una formazione importante per poter formare, come siete messi voi professori o insegnanti a livello di formazione? Allora, io credo che anche qui va fatta sicuramente un distinguo. Faccio questa domanda perché, leggendo poco tempo fa su una rivista, c'era scritto che se la scuola italiana ha dell'eccellente è perché i professori sono eccellenti. Allora io dico, caspita, questo è importante perché, come giustamente tu, si dà spesso addosso alla scuola, però questa scuola sforna sempre persone importanti. È chiaro che sono pochi, ma le eccellenze sono poche, se no non sarebbero eccellenze. Beh, non credo che nel Rinascimento ci siano stati 2,5 milioni di eccellenze riconducibili a, che so, a Galileo Galilei, certo. Michelangelo, le vai a contarne, sono 10. Certo. Però sono quelli che hanno tracciato un... il mondo. Non solo hanno tracciato una strada sulla quale poi si sono incamminati in tanti. Cioè, l'eccellenza è eccellenza. Però credo che anche la formazione della persona, credo che questa scuola la assicuri molto bene. Tu mi dicevi i professori sono quelli che stanno giorno per giorno dietro questo progetto e sono capaci di rinnovarsi e di innovare quotidianamente, perché è proprio l'azione che ha questa natura formativa. Cioè non esiste nessun insegnante che insegna soltanto. In genere l'insegnamento ha un valore bionivoco e bivalente, cioè l'insegnante insegna e contestualmente apprende, e questo è il modo che gli permette di mantenersi sempre in aggiornato e sempre a passo con i tempi. Cioè l'aggiornamento è nell'atto stesso dell'insegnamento. Ce l'abbiamo qualche eccellenza nel tuo liceo? Sì,
Io sono in questa scuola in cui sono arrivato quest'anno e ho capito subito che lì era stato fatto un lavoro veramente egregio, eccellente. Ci sono ragazzi veramente molto, molto bravi che brillano di luce studio, proprio. No? Il concetto di studio, anche questo, è un concetto che va comparato ai tempi. A noi si chiedeva di studiare, se vogliamo anche mnemonicamente. I ragazzi oggi sono più portati ad essere in qualche modo avviati più al ragionamento che allo studio mnemonico. Quindi io sono partito prima, che studiavo poco. Studiavi poco, ma sei arrivato bene però. Perché hai ragione. Hai anticipato. Ho anticipato i tempi. Hai anticipato il momento formativo legato alla capacità di ragionamento. Senti Paolo, questo format, come tu ben sai, ha il piacere e l'onore di avere un maestro che ci canta una canzone, il maestro Franco Darmi, questa sera con gli occhiali. Sì, maestro, perché giustamente dobbiamo essere proprio molto uniti a questa causa degli anni 70, quindi, esatto. Quindi dobbiamo impersonare il personaggio, perché ci sono i Bee Gees e i Bee Gees hanno bisogno degli occhiali, oppure e quindi, magari, non so, un'altra cosa. Grazie maestro. Grazie a te. My woman keeps the world.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo in studio dopo la pubblicità e dopo il maestro Franco D'Armi, che io sono rimasto impressionato, è bravissimo. Cioè, ha una vocalità molto simile ai Bee Gees, poi una grande interpretazione. Grazie. Grinta, timbro, voce, veramente. Beh, pensavo, ho aperto gli occhi a un certo punto, l'unica cosa, diciamo, se no sembriamo davvero ruffiani, non ha la bellezza dei fratelli, però la voce, bravo, la voce, la voce, bello, lui è più bello dei tre. Sì. Senti, allora, Paolo De Carolis, insegnante, professore, non ti piace, insegnante, giornalista. Ma, ho più di 30 anni di giornalismo alle spalle. Esatto, giornalista. Dirigo forse il portale più seguito, che è forzapescara.com. Fammici arrivare. Giornalista, e dopo in ultimo parleremo di questo hobby meraviglioso che ho scoperto. Giornalista, sei direttore di forzapescara.com. Da tanti anni. Da tanti anni, che è questo portale? È un portale che per definizione è il portale dei tifosi, credo che abbia, almeno in termini di numeri, diciamo quantità significative, ma anche qualità, è il portale dove si misurano maggiormente. È il muro dove si misurano maggiormente tutti coloro che hanno il delfino nel cuore, ma io ho la fortuna di dirigere una redazione fantastica, a cominciare da Nicola Di Giovanni, appunto Valerio, ma tanti ragazzi che cominciano la loro esperienza giornalistica con noi, e devo dire un sito aggiornato minuto per minuto, sì, sì, con tutte le notizie puntualmente verificate. Raramente siamo stati costretti alle smentite, anzi, diciamola senza essere presuntuosi, ma non siamo mai stati chiamati alle smentite, quindi evidentemente anche giornalisticamente si fa un lavoro con Forza Pescara molto importante. Tra l'altro venivo dal centro, sono stato per 13 anni, ho lavorato col centro con l'attuale direttore che mi volle con lui, Piero Anchino, insieme allora Marco Camplone e Rocco Coletti. Ho lavorato per tanti anni con quella testata, ho lavorato col Corriere Padano, ho lavorato con Corriere Padano, ho lavorato, scritto per diversi quotidiani, quindi insomma ho lavorato con altre emittenti televisive, e il giornalismo è una delle mie grandi passioni, oltre al calcio. Sì, infatti principalmente mi occupo di giornalismo. Diciamolo che sei anche... Non sono un giornalista sportivo, sono un giornalista calcistico. Io invece mi definisco un giornalista artigiano. Insomma, tu sei bravo. Io sono giovane, giovane. Sei fresco. Fresco. Senti, una volta ti ho visto giocare a pallone e ti ho definito Antonioni. Sì, ce l'ho un po' nelle... Sei un po' Antonioni. Hai questo... leggero, il passo felpato. Il passo... Visione di gioco. Ma oltre al calcio, il giornalismo, l'insegnante, la cosa che mi ha veramente stupito e meravigliato, in senso chiaramente positivo, è che tu canti.
Non solo. Canti, suoni, sì. E hai questo, stai portando adesso in giro questo tuo spettacolo, perché io ho avuto l'onore e il piacere di vederlo. Sei stato invitato personalmente. Ti ringrazio e sono venuto. Questo spettacolo teatrale che si intitola Prendila così. No, si intitola, no, scusami. La commedia, l'omaggio a Lucio Battisti, sì, sì. Si chiama Io, Lucio e tu. Io, Lucio e tu. Dei Prendila così, che è il nome la tribute band. Allora, facciamo un po'. Esatto. Io da più di 10 anni credo di essere una delle prime tribute, io con la mia band, con il maestro Andrea Micarelli, Valerio, Flavio, che sono i tuoi figli, che sono uno il basso e uno la chitarra elettrica. E il batterista Francesco Troiano, abbiamo cambiato qualche volta la formazione, però portiamo Lucio Battisti in giro per le piazze d'Italia, ma facendo un tributo, nel senso che raccontiamo la genesi delle canzoni di Battisti, i segreti, gli anni 60, gli anni 70, facendo vedere i filmati originali. Quest'estate mi hanno chiesto in giro, ma perché non scrivi un lavoro teatrale su Lucio Battisti? Ho preso al volo l'idea, mi sono messo lì e ho scritto insieme ai ragazzi e al regista Graziano Gabriele questo omaggio in due atti che tu hai visto, che si chiama Io, Lucio e tu, che è meraviglioso, è bellissimo. È una commedia che racconta attraverso il filo della storia, rappresentato scenicamente da un pannello, il Battisti che è stato e il grande patrimonio culturale di canzoni che ha lasciato a noi, che siamo i testimoni che hanno raccolto appunto questa eredità, che continuiamo a perpetuare, a rinverdire e a cantare. Quindi questo gioco teatrale in cui c'è il Battisti, ricordiamo, attraverso una straordinaria finzione scenica, ho visto che voi avete un regista straordinario che ha sostenuto adeguatamente quanto dicevo con le immagini. Tu però hai visto lo spettacolo, chi più di te può parlarne? Io, guarda, l'ho visto, sono rimasto veramente affascinato innanzitutto dalla bravura della tua band, perché molto ho trovato bravi, sì. Sia tutte e quattro veramente molto affiatati, molto bravi. Il batterista è meraviglioso, tuo figlio chitarrista Valerio già lo conoscevo di più, e anche il tastierista è un maestro. Devo dire che molto molto bravi, e infatti sono passati molto velocemente il tempo. Due ore, sembrava che mi ero appena seduto, perché io poi amo Battisti, perché la mia generazione è facile, è cresciuta, certo, con Battisti. Il bello del tuo spettacolo è che ci hai fatto cantare a tutti, è stata una cosa meravigliosa, perché poi è l'eredità che ha lasciato Battisti, no? La Battisti ha lasciato proprio quell'eredità, che le sue canzoni vengano cantate sempre in eterno. Ti dico la verità, mi sono anche un po' emozionato quando hai fatto questo tributo della canzone di Celentano, che io sapevo era fosse dedicata a lui. Per chi come me ha vissuto quegli anni, la scomparsa di Lucio Battisti è stata, sì, come se fosse morto il fratello, uno di famiglia, perché noi ci siamo cresciuti e quindi allora, ai tempi nostri, non è che c'era molto. E quindi Lucio Battisti era Lucio, certo, Battisti, le prime ragazze, le prime avventure, i primi balli, i primi innamoramenti, le prime cotte, l'abbiamo, certo, fatti con Lucio Battisti, e quindi... quanto ti piace Lucio Battisti, anche se tu sei un po' più giovane di noi? Da 0 a 10 comunque un 9. Un 9. No, sì, sì, no, un 9. Ma tu canti Lucio Battisti? Sì, canto, devo dire la verità, io ho cantato Lucio Battisti in un'orchestra, perché facevo le cover di Battisti, appunto, di Vasco Rossi e di Zucchero e di Renato Zero. E comunque sempre sono canzoni molto energiche, cantate poi davanti al pubblico che ti segue e ti acclama e segue le tue canzoni, è una cosa molto bella. Grazie. Senti, e questo spettacolo lo porterai in giro? Sì, adesso abbiamo fatto la prima da poco. Se ti serve un direttore... Abbiamo il direttore, ci serve uno come te poi che sa promuovere adeguatamente gli spettacoli. Sì, abbiamo intenzione di portare questo spettacolo nei principali teatri d'Abruzzo, ci stiamo muovendo, tenete conto però che noi facciamo
non facciamo questo per lucro, noi abbiamo come finalità quella di fare spettacoli per le associazioni no profit e soprattutto per fini squisitamente di beneficenza. Quindi vogliamo portare questo spettacolo nei teatri perché in qualche modo si possa sostenere qualche causa nobile legata alla beneficenza. E questo ti fa molto onore perché... Sì, io vivo di altro. Sì, questo ti fa molto onore perché purtroppo nella generazione attuale vedo che non c'è molto la voglia di o l'attenzione sul prossimo. Noi eravamo forse un po' più legati a certi valori che i giovani, ma c'è, non c'è un po' più di individualismo. C'è un po' più di individualismo, noi eravamo un po' più uniti. Adesso c'era una cultura del sociale diversa. Sì, oggi il digitale tende pure un po' fisicamente a separare. Sì, il digitale a volte sblocca maggiormente i sentimenti perché uno riesce, scrivendo, sì, anche il timido, magari a esporre... Controlli l'emozione. Esatto, che è più difficile. E per uno che ama Battisti emozioni, le emozioni, certo, non mancano mai. Esatto, infatti io ultimamente ho detto a una persona: chiamami e parlami di persona, certo, non mi mandare i messaggi, chiamami, perché a volte anche la voce è importante. Senti, quindi porterai questo spettacolo in giro per le Adie d'Abruzzo? Sì, credo farò anche qualche data fuori, ma solo e soltanto a scopo di beneficenza, nel senso che voglio che magari un ricavato anche minimo venga destinato a qualche causa importante. Senti, fate molte prove? No, perché i musicisti sono bravi. La recitazione, guarda, la stiamo seguendo. La recitazione, è, tra l'altro il regista è Graziano Gabriele, tra l'altro anche quello che ha curato la scenografia. Voglio dire, è molto, molto bella, molto elaborata e ad effetto, perché è fatta su una sorta di gioco di luci ed ombre cinesi, come puoi vedere. È bella perché i dialoghi sono curati. Tra l'altro voglio ringraziare pure Walter Bucciarelli che ci ha dato una mano, che forse è il maestro del doppiaggio. Sapete che ha un'accademia insieme a Pedicini e Cristian Ianzante, l'Accademia del Doppiaggio in Italia. Credo che quella di Walter Bucciarelli... Che doppiare è una cosa meravigliosa. Meravigliosa. E Walter ha una delle voci più belle per me, radiofonicamente. Ci ha veramente dato un grande contributo in termini di recitazione e di dizione. Ne avevamo proprio bisogno. Senti, tu hai una famiglia meravigliosa, che io ho la fortuna di conoscere, ma una domanda che faccio spesso ai nostri ospiti... Canta pure mia moglie. Canta anche tua moglie. Anche mia moglie. Però dovevi inserire anche lei nello spettacolo. No, è timida. Purtroppo è uno spettacolo tutto al maschile, non avrebbe... Beh no, Lucio Battisti fa anche i duetti con Mina. Sì, però insomma... Beh, sarebbe stato un duetto con Mina, poteva farlo. Insomma. E penso a te cantato dalla famiglia di Carolis Intoto. Non so se sono io all'altezza di Battisti. E non lei di Mina. Esatto. Se ti stavo dicendo, una delle domande che faccio sempre ai nostri ospiti è: che cos'è l'amicizia per te? Va bene, potrei uscirmene con una... un'espressione banale, perché quando poi si toccano i grandi valori... I grandi sentimenti, cadere nella banalità è un rischio concreto, però credo che la vita esista nonostante si nasca da soli, ma la vita acquista senso, sale e valore solo se la si lega ad un vero rapporto d'amicizia, altrimenti si rischia di vivere in una maniera poco completa. Incompleta. Mentre parlavi utilizzavo anche la parola incompleta. Ed questa è una fortuna veramente, come dici, trovo un tesoro. Io credo di averne. So che nei momenti difficili ne ho avuti tanti. Ho avuto tanti amici che mi sono stati vicini. E credo, anzi spero, di essere stato anche io un buon amico per chi aveva bisogno della mia amicizia. Questo è uno dei pensieri che mi accompagnano la notte prima di addormentare, ma io sono stato
leale, buono, amico di quelli che lo sono stati con me? Me lo chiedo spesso. E questo è un elemento che dà anche senso, se vogliamo, per dirla alla Vasco Rossi e alla vita. Certo. Paolo, io ti ringrazio di essere venuto. Io ringrazio voi. Poi dura mezz'ora. Qua torno a casa, per me TV6 è un po' un posto che il mio posto televisivamente dell'anima. Ci torno volentieri. A tutti i telespettatori di TV6 mando un grande abbraccio, naturalmente a te in modo particolare, che ha avuto il buon cuore di ricordarti di un poverello così della... Io ho invitato del mondo abruzzese, il personaggio come me. Più completo, no, cantante, so. Direttore di giornale, no, giornalista, sono insegnante. Sono l'ultimo degli ultimi. Sei un po' il jolly, ricopri un po' tutti i ruoli. Sono l'ultimo degli ultimi. Sei sono il Leo Junior che ricopre tutti i ruoli. Mi piacerebbe. Anche avere. Io ti ringrazio, è sempre un piacere, sei brillante e simpatico. Grazie. E complimenti per questa avventura che stai facendo. Anche qui citando Battisti, stai facendo veramente in modo egregio. Ti ringrazio molto. Non è un'avventura estiva, è un'avventura vera che avrà lunga vita e soprattutto che ha dietro un grande lavoro tuo e dei tecnici, sì. Che salutiamo. È vero. Ti ringrazio. Io questa ringrazio puntata è finita con Paolo De Carolis, con il mio amico Franco Darmi. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Da
Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it